Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di Riven. Come ormai penso sappiate tutti quanti, Riven è il boss che dovremo affrontare nel raid che uscirà la settimana prossima e appartiene alla razza degli Yamkara. Per chi non lo sapesse, gli Yamkara sono delle sorte di draghi ormai leggendari perché ritenuti pressoché istinti dai poteri quasi sovrannaturali. Bene, oggi andremo a parlare un po' più nello specifico della storia di Riven, quindi di questo Yamkara che è presente appunto all'interno della città sognante, del perché si trova nella città sognante e del suo rapporto con gli insonni. Premetto che le informazioni che vi stiamo per rivelare sono tratte esclusivamente dalle leggende dei trionfi e che quindi sono al 100% affidabili. Come appunto dicevo prima, Riven è un Yamkara che si trova all'interno della città sognante. Non sappiamo la motivazione precisa, ma sappiamo che la sua presenza fa parte di un grande piano che Mara sta elaborando. Inoltre sappiamo che Riven si trova nella città sognante sin da quando era piccola. Infatti in una leggenda possiamo trovarla mentre si avvolge attorno al collo di Mara, mentre in un'altra possiamo trovare Mara che si ripara sotto l'ombra delle sue ali. Possiamo quindi dedurre che la vita di questa Yamkara si sia svolta quasi totalmente all'interno della città sognante o comunque in rapporto con gli insonni. Quindi essenzialmente potremmo definire Riven come l'animaletto domestico di Mara, che ovviamente non è fine solamente a se stesso, ma che appunto fa parte di questo grande piano di cui noi non sappiamo niente, ma che solo Mara conosce per intero. Passiamo ora al ruolo di Riven all'interno della campagna dei Rinnegati. Il nome di questa creatura viene fuori solamente con l'ultima missione, quando vediamo Uldan aprire il portale della città sognante e liberare la voce appunto di Riven. Come già abbiamo detto nei video del Walkroot, e come penso avrete intuito se avete giocato alla campagna dei Rinnegati, Uldan durante tutta la storia viene manipolato da qualcosa. Ebbene, proprio da questa Riven. Questa però non ha compiuto queste azioni di sua spontanea volontà. Perché come possiamo dedurre dalla presenza dei corrotti all'interno della città sognante, un'infezione si è diffusa all'interno di questa ed ha colpito anche Riven, che è stata quindi corrotta. La manipolazione quindi di Uldan da parte di Riven è stata ordinata da qualcuno più in alto e qui, ci tengo a dire che è una nostra teoria, potrebbe entrare in gioco Savathun, dato che appunto Oryx è morto e che l'unico essere in grado di corrompere è appunto Savathun, che sappiamo però essere intrappolata nel regno ascendente. All'interno della città sognante vediamo molti riferimenti a questo luogo. Un esempio eclatante è appunto la sfida ascendente. Quindi la teoria che siamo riusciti a elaborare è essenzialmente questa. Savathun è arrivata alla città sognante ed ha corrotto le Tecnidi, quindi le streghe di Marasov, nonché Riven, il potente Yamkara, allo scopo di essere liberata. Ha manipolato quindi la mente di Uldan attraverso Riven in modo tale da potersi liberare dal regno ascendente. In sostanza, secondo questa teoria, la proiezione che vediamo di Marasov, che appunto viene liberata, altri non è che Savathun. Ovviamente ragazzi, questa è una nostra teoria, si basa sugli elementi dell'ora che abbiamo trovato nel gioco, ma rimane comunque una teoria. Il fatto che Riven e le Tecnidi siano state corrotte e che questa abbia controllato la mente di Uldren è un elemento certo perché lo troviamo scritto. Diciamo che la parte teorica è la presenza di Savathun. In ogni caso esiste qualcuno che è in grado di corrompere e che appunto ha corrotto questi esseri. Quindi ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.